ragazzo? Non vedo nessun ragazzo. Hola! Allora, benvenuti alla terza puntata di Ehi, ma la stessa voce di... E intanto sono contento che il nuovo format vi stia piacendo. Questa puntata, come avrete letto dal titolo, è dedicata a Lauro Gazzolo. Avevo già in mente di fare una puntata su di lui, ma poi ho visto che alcuni di voi me l'hanno chiesto, anche un po' per continuare sulla stessa scia, nel senso che abbiamo iniziato con Carlo Romano e anche Lauro Gazzolo è stato un grande attore, doppiatore e caratterista che ha dato la voce a molti personaggi particolari nei classici Disney. Qualche rapido cenno biografico. Allora, Lauro Gazzolo nacque a Nervi, in provincia di Genova, nel 1900 e morì a Roma nel 1970. Sicuramente il cognome Gazzolo vi suona familiare non solo a causa di Lauro, ma anche per il figlio Nando, scomparso di recente, grandissimo attore anche lui, che per quanto riguarda il doppiaggio ricordiamo soprattutto per la voce narrante della Bella e la Bestia o l'uomo della pala nel primo Mammo perso l'aereo. Andiamo a vedere quali personaggi ha doppiato. Allora, il primissimo è stato Biancaneve e i Sette Nani. Lui ha dato voce al nano Mammolo, quindi nel primo classico Disney, nel primo film d'animazione della storia. Però questo è solo a titolo informativo in questo video, nel senso che non andremo ad analizzare la voce di Mammolo, perché si tratta del primo doppiaggio di Biancaneve e i Sette Nani che praticamente nessuno di noi ha sentito, a meno che non abbiamo tra i 50 e gli 80 anni. È vero che si trovano delle scene su YouTube col primo doppiaggio. In sostanza tutti noi conosciamo molto bene il secondo doppiaggio di Biancaneve, quello risalente mi pare al 67-66, perché è quello che è uscito nella videocassette, nelle edizioni cinematografiche dagli anni 60 in poi e poi ovviamente in DVD e Blu-ray. Però era importante ricordare che ha iniziato con Mammolo in Biancaneve. Il secondo classico Disney che doppia Lauro Gazzolo è Dumbo, dove interpreta il corvo Jim Corvo, per la precisione, Jim Crow, il corvo capo, diciamo. Nel 51 ci doppia il... dove sta? Eccolo qua. Il Bianconiglio di Alice nel Paese delle Meraviglie. Nel 55 Whisky in Lily e il Vagabondo. Nel 61 il cagnolino, quello... quello, non so se è un barboncino, quello minuscolo che... della carica dei 101. E la sua voce più famosa nel 63, ovviamente, è quella di Anacleto nella Spada nella Roccia. Attenzione però, il suo ultimo doppiaggio Disney risalente al 1968 è quello di Amico Gufo in Bambi, perché a differenza di Biancaneve qui non si tratta del primo doppiaggio di Bambi, perché ricordiamo che Bambi è del 42. Gazzolo doppia il gufo nella seconda edizione, nel secondo doppiaggio, che è quella a cui più o meno tutti dovremmo essere affezionati, quella che abbiamo ascoltato di più. Anche se io mi ricordo che da piccolo sentivo spesso anche il primo doppiaggio, forse perché avevo la cassetta registrata dalla Rai che trasmetteva il primo doppiaggio. Però poi in DVD e Blu-ray è uscito il secondo doppiaggio, quindi quello con Gazzolo, anche perché come adattamento era più fedele all'originale. Nel primo doppiaggio era stato stravolto qualcosina a livello di dialoghi, aggiunto qualcosa nella scena della morte della madre, vabbè, adesso non divaghiamo. Poi magari, come ha suggerito, mi pare, Veronica Bartucca, faremo delle puntate a parte su... i ridoppiaggi, su doppiaggio prima edizione e seconda edizione. Allora, nella puntata precedente eravamo partiti da quella che era la voce più vera, naturale, di Carlo Romano. Questa volta non farei proprio così, anche se comunque è sempre utile sentire qual era la sua voce più vera. Troviamo un estratto proprio sulla pagina dedicata a Lauro Gazzolo sul sito di Antonio Genna, Il Mondo dei Doppiatori. Questa è mia figlia Este. Tornavamo ad Antiochia quando ci è giunta la notizia. E non puoi dubitare in cuor tuo, tribuno, che l'accusa è infondata. Ma era un'accusa falsa. Egli non ha mai pensato di minacciare il governatore. Ma mi sono accorto di recente che la sua voce è vera la troviamo anche all'inizio di Lily e il Vagabondo, perché succede un po' quello che era successo nella scorsa puntata con il cappellaio matto di Alice, nel senso che il doppiatore cambia un po' il modo di caratterizzare. Non so perché accadevano queste cose. Anche in Lily e il Vagabondo, infatti, all'inizio Whisky, nella sua prima scena, ha una voce molto naturale, si sente proprio che è quella di Gazzolo sua. Quando parla con Lilli che seppellisce l'osso, poi vanno da Fido e lì mantiene ancora la sua voce naturale, e poi piano piano, quando Fido si riprende dal sonnambulismo mentre Fiuta insegue quel povero bruco, dalla voce normale gli inizia a parlare più così, più grattata, caratterizzata un po' da vecchio, e poi la manterrà a lungo tutto il corso del film.
Comunque, chiusa questa parentesi, ovviamente dopo ci ritorniamo su Lily e il vagabondo. Dicevo, secondo me in questo caso è più utile partire dalla voce di Gazzolo, quella più conosciuta e amata dal pubblico e anche quella che viene più facile a me, ovvero quella di Anacleto. Allora, sempre partendo da ispirazioni diaframmatiche, io ve lo dico per non farvi sforzare troppo la gola, perché Anacleto è abbastanza una voce di gola, anche se a me non mi fa troppa fatica. Il suono è quindi gola risuona qui. Qui, una voce un po' invecchiata, però con dei toni alti e alcuni più bassi. Questo è il suono. Poi come modo, io la vedo un po' come una voce rimbalzella, perché immaginatevi Anacleto, no? Quando parla che si gonfia un po' con le ali e il becco che fa... impagliato, ma da come parli? È sicuramente molto meglio di te, sentite? È come un palleggiare. Sentite com'era anche nel caso del grillo parlante, che spesso le battute iniziano con un tono più alto e finiscono più basse. Ragazzo? Non vedo nessun ragazzo. Ma questo perché accade anche nella vita e poi si riflette sulla recitazione, cioè capita spesso di iniziare una frase con un tono un po' più alto e poi finirla più bassa. Però siccome non ci si fa caso, quando si cerca poi di imitare una voce è utile capire anche questa cosa. E da quando sai tutto sugli uccelli? Beh, sì, dal caso che io sia un uccello. Permaloso? Chi? Cosa? Quindi voce di gola un po' invecchiata, rimbalzella, ma tutto sommato pulita, almeno rispetto alle voci che vedremo dopo. Toni alti? Chi? Cosa? Toni più bassi. Cala cala Merlino! Questa volta non andremo in ordine cronologico, ma in ordine vocale. Infatti mi sono fatto uno schemino, cioè in ordine vocale vuol dire che partendo da Anacleto andremo a vedere quelle più acute, ovvero Cagnolino della carica dei 101 e il Bianconiglio, e poi quelle più basse. Come qualcuno avrà letto su Facebook o su Instagram, ho iniziato di recente una collaborazione con Pumpling. Che cos'è Pumpling? È un sito pieno di articoli fighissimi, come questa maglietta che vi mostro più da vicino, dove ci sono tutti i cattivi Disney disposti come nell'ultima cena. Se la volete anche voi o volete qualsiasi altro articolo che sia sul sito, di magliette ce ne sono tante altre a tema Disney, Simpsons, Stranger Things, fuso con South Park. Se andate sul sito di Pumpling, cliccando sul link che vi metto io in descrizione e al momento dell'acquisto inserite il codice PAGNO28, che è il mio codice, avrete uno sconto del 15%. Ah, non è meraviglioso? Se lo fate, fatemelo sapere, magari quando vi arriva la merce mi mandate un messaggio privato e mi fate vedere cosa avete trovato di interessante. Alla prossima!